Saluto a tutti, oggi vi spiego come regolare l'aerografo, l'aeropenna però, quella piccolina, e tutte le diluizioni delle vernici per poterlo utilizzare al meglio. Segui Flavio, tutto fare, è impossibile sbagliare, un tutorial per partire, e già sai che cosa fare. Come avete visto in alcuni video, io utilizzo l'aeropenna per fare dei piccoli ritocchi, a volte anche sui graffi, sui sassolini da cofano, perché spruzza proprio preciso, piccolino, dove a me serve e non sfuma tanto. Se per esempio devo fare un ritocco su un graffio molto piccolo, l'aerografo mi è molto utile e soprattutto riesce a distendere la vernice a spruzzo, che è diverso dal pennello o anche dall'aerografo tradizionale, perché ha un ventaglio molto largo che, per quanto possiate chiuderlo, non riesce a essere così circoscritto come l'aeropenna. Andiamo a vedere com'è composta, come funziona, e poi vi faccio vedere anche come si spruzza e come si diluiscono tutti i prodotti. Allora, questa è per esempio una aeropenna, ce ne sono fatte proprio a forma di penna, ma fondamentalmente il sistema è questo. Questo è il serbatoio dove va inserita la vernice. Qui abbiamo dalla parte posteriore, vi faccio vedere com'è composto il kit, un ago, vedete? Qua dentro abbiamo il getto, l'ugello, chiamato anche duse, e poi abbiamo il cap diffusore. Questi sono i componenti principali, poi quelli che voi dovrete pulire fondamentalmente. La vernice passa da qua, entra qua dentro, arriva qui, si miscela con l'aria che entra da sotto e esce in questo modo. Chi fa la diffusione è l'ugello. In carrozzeria si usano tutti i ugelli o duse più grandi, diciamo che partono da un 5 fino a un 1, e non si usano quelli più piccoli, 0,1, 0,03, perché sono troppo piccoli e servono proprio a poco. Veramente in carrozzeria si usa poco anche l'aeropenna, io la uso perché faccio dei piccoli ritocchi, delle cosette, e mi ci diverto. Rimontiamo questo, mi raccomando, attenzione all'ugello, non lo fate mai cadere di punta, perché se si spunta l'ago o si acciacca l'ugello, poi spruzza malissimo. Quindi rimontiamo tutto quanto e vi faccio vedere anche le regolazioni. Generalmente l'aria è regolata qua sotto da questa vite su quasi tutti gli aerografi. Più lo stringete e più chiudete l'aria, quindi voi potete premere quanto volete che non esce né prodotto né aria. Mano a mano lo aprite e vi regolate con la pressione. Oh, questi sono, diciamo, attrezzi che vanno a sensazione, nel senso che a seconda di quello che voi dovete fare aprite o chiudete l'aria. Non c'è un manometro al calcio, generalmente si può impostare la pressione però sul compressore. La quantità di prodotto erogata viene data da questo fermo qua dietro. Quando questo lo chiudete tutto, praticamente cosa fa? Blocca il grilletto, quindi è un fermo meccanico. Per aprirlo tutto svitate tenendo premuto il grilletto e vedrete che il grilletto arriva a battuta, così è tutto aperto. Essendo una cosa di precisione, questo va regolato al momento a seconda di quello che dovete fare. Volete fare una sfumatura, lo tenete un po' più chiuso, volete dipingere, lo tenete tutto aperto e anche l'aria abbastanza aperta. Quindi, detti i primi cenni sulle regolazioni, altre non ne ha, non ha l'apertura del ventaglio che è fisso, è dato dall'ugello, quindi non ci potete fare nulla. Vi faccio vedere come spruzza. Il suo spruzzo è AO, non esistono aeropenne col ventaglio AI come le pistole, quelle per verniciatura, quindi spruzzerà sempre un cerchietto, e vi faccio vedere le differenti regolazioni per ottenere vari tipi di effetti. Andiamo a vedere come utilizzarla nello specifico, vi spiego anche le varie diluizioni dei vari prodotti, tra cui base e trasparente. Eccoci qua, mi è caricata la vernice, vado a farvi vedere. All'inizio spruzziamo con l'aria bassa, sentite? Molto bassa. Questa uguale alla pistola di verniciatura, quando premete soltanto una prima parte il grilletto, esce solo aria, non esce colore, vedete? Quando lo affondate di più, esce anche il colore. Adesso con l'aria bassa vi faccio vedere che tinge pochissimo, quindi viene utilizzato generalmente per fare le sfumature. Ad esempio, se io fossi bravo a verniciare, potrei fare un volto, fare tutta la sfumatura del contorno e poi andare a fare, aprendo l'aria di più, il contorno più pieno, vedete? E poi magari mi fermo qua,
qua vado a sfumare chiudendo più l'aria. E questa è una prima regolazione, quindi a seconda di come aprite l'aria, più è svitata la vite, più l'aerografo tinge. Quindi se dovete, per esempio, riempire un cerchio, aprite di più l'aria, vedete come bagna molto meglio e riesco a fare il mio disegno. Ovviamente io sono scarsissimo, non sono né un tatuatore né un artista che riesce a fare i disegni, però per quello che serve a me in carrozzeria, per esempio se ho una riga posso riempirla con l'aerografo, vedete che rimango molto più circoscritto che con la pistola di verniciatura, quindi per un piccolo pezzo questo va benissimo, riesco a rimanere qua, non ho sfumato qua su, non ho sfumato qua giù, sono circoscritto al piccolo danno che ho. Un sassetto da cofano, per esempio, riesco a farlo piccolino solo tutto intorno. L'altra regolazione, tenendo l'aria per esempio aperta in modo che tinge, è posso chiudere il prodotto e qui otteniamo un altro effetto. Per esempio, ecco, vedete, guardate quanto è più piccolo col prodotto chiuso la grandezza del ventaglio, guardate tutti i puntini, apro di più il prodotto e mi apre anche il ventaglio. Quindi da qua dietro regolate l'ampiezza, diciamo più o meno, del punto in cui andate a tingere, però se ci fate caso, dove avevo meno prodotto il cerchietto viene più piccolo ma meno, diciamo, carico, invece con il prodotto tutto aperto viene più grande e bello riempitivo. Però dovete stare attenti perché anche questo cola, se io insisto troppo su un punto vedete che mi fa questo lavoro, quindi dovete registrare bene tra aria e prodotto e riuscite a fare anche una cosa abbastanza grande, riempitiva ma non sfumata. Detto questo, che sono i cenni preliminari, quindi avete poche regolazioni, a parte anche l'aria del compressore, ma una volta che vi arrivano due bar sono più che sufficienti, da qua fate tutto. Io ho verniciato anche con i pneumatici, cioè ho attaccato questo a un pneumatico e ho verniciato, quindi non vi serve tantissima aria, questo ne consuma veramente pochissima. A volte si usano anche le bombolette, quelle caricate già con l'aria, si utilizzano svariati metodi per utilizzare l'aeropenna. La base opaca, voi vi prendete la vostra scheda tecnica del prodotto che andate ad utilizzare e c'è il rapporto di miscelazione. Questo è indicato generalmente per ugelli da 1,2, 1,3 o 1,4. Quindi noi qui abbiamo una ugello molto più piccolo, una Duse da 0,8 o 0,5 a seconda del modello che voi avete, perché è possibile spruzzare con 0,5, 0,8, 1 i prodotti di carrozzeria e lo dovete diluire maggiormente, come vi dicevo, un extra 15%. Ad esempio in questo caso, se la base opaca va diluita al 50%, voi dovete aggiungere un 15% in più, cioè la fate al 65% per poterla spruzzare correttamente con l'aeropenna. Stessa cosa anche per il trasparente. Lo catalizzate allo stesso modo, sempre da scheda tecnica, questo in questo caso è 2:1, anche fosse 3:1, lo catalizzate correttamente e dopodiché andate ad aggiungere il diluente indicato dalla scheda tecnica e un 15% in più. Quindi questo in questo caso va diluito al 10%, lo andremo a fare al 25% e lo potete spruzzare con l'aeropenna e vi viene un lavoro fatto bene, cioè viene lucido, viene bello steso, non cola, è come se lo applicasse con la pistola da 1,3 ma soltanto su superfici più piccole. Con questo non potete fare un parafango di un'auto, però potete farci degli oggetti più piccoli, come per esempio delle piccole stampe 3D, come per esempio i modellini, come per esempio adesso io andrò a fare degli orecchini, quindi ci si fanno queste cose più piccoline. Il diluente da utilizzare in questo caso è un prodotto acrilico, andremo a utilizzare l'acrilico, anche sulla base che è al solvente andremo ad utilizzare un prodotto acrilico. Nel caso del poliuretanico è la stessa cosa, si vede come va diluito e catalizzato e poi si aggiunge un 15% in più di diluente. Per l'aeropenna io vi consiglio questo nuovo prodotto che è uscito, va bene anche per le auto, anzi lo uso sulle auto, però per l'aeropenna è ancora meglio, perché è un prodotto che essicca l'aria in 2 ore e diciamo che va fuori polvere molto velocemente e già in 3 ore potete toccare il pezzo, quindi è super veloce. Non c'è bisogno tra una mano e l'altra di pulire l'aerografo, perché il pot life è tranquillamente 20 minuti, mezz'ora, quindi lo lasciate qui, date la prima mano, poi date la seconda e poi dopo lo pulite.
Come avete visto, non è nulla di complicato né di impossibile, anzi, se seguite queste semplici regole che vi ho detto è abbastanza facile e anche divertente. Poi, come sapete, io sono scarsissimo a disegnare, non riesco a fare neanche i disegni più elementari, però a verniciare me la cavo, diciamo, e con l'aeropenna mi risolvo parecchi problemi anche in carrozzeria, quindi anche a livello di fai da te, se dovete fare dei piccoli ritocchi, l'aeropenna secondo me è la soluzione migliore. Come avete visto, ci si può dare anche il trasparente lucido, come ho fatto sugli orecchini, viene bene, un bello spessore e viene anche bello disteso, quindi non ha problemi di quel tipo a dare anche il trasparente. Ricordatevi sempre che bisogna diluire leggermente di più e andare anche un po' a sensazione al secondo del tipo di pistola che avete. Se voi lo mettete dentro e quando spruzzate vedete che esce male o non esce, è un problema di diluizione. Quindi i fattori fondamentalmente sono tre: aria, mandata del prodotto e il prodotto stesso. Non è che ha tantissime altre regolazioni. Se vedete che con l'aria aperta e il grilletto tutto aperto non esce, rilevate il prodotto, lo diluite ancora un po' di più, fate sempre un 5% per volta, perché è sempre meglio diluire mano a mano piuttosto che tanto tutto insieme e poi dopo vi cola o vi dà problemi. Importantissimo, quando lo pulite, smontatelo come vi ho fatto vedere io, sfilate l'ago, sfilate la duse, sfilate il cap, li sciacquate, li mettete a mollo, li pulite, li asciugate e li rimontate, perché sennò la volta dopo vi rimane incollato oppure vi rimane che non funziona bene. Quindi è sempre meglio smontarli bene, perché essendo parti molto piccole basta un residuo di piccolissimo di trasparente, di vernice, quello che sia, che vi blocca l'ugello e poi dovete ripulirlo prima di utilizzarlo. Non è che si rompe, perché questo che vi ho fatto vedere resiste ai solventi, lo uso da 3 anni già ora mai, quindi è più che collaudato. Se avete altre domande sull'uso dell'aeropenna, mi raccomando, scrivetelo nei commenti che poi io vi rispondo, eventualmente facciamo anche un altro video se avete delle richieste particolari. Vi lascio in descrizione comunque dove potete acquistare quello che ho utilizzato io, dove trovate anche le vernici che ho utilizzato io. Spero che il video vi sia piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao, al prossimo tutorial. Facile capire se c'è Flavio tutto fa.